Buongiorno a tutti. Allora, sono le 11 di mattina. Ho già fatto i miei giretti, sono andata a far colazione, a ricomprare l'antibiotico, sigarette, tutti i miei giretti. Adesso torno a casa, qua ci sono meno 5 e vi aggiorno sulla mia situazione. Scusate, ma sono in mezzo al villaggio, non voglio sdraiare nessuno. Tretinoina. Allora, questa settimana non ho avuto pruriti, cioè sempre il solito pruritino qua, però non ho avuto spellamenti più importanti. Ho avuto bruciore solo una volta, poi ho rimesso la crema, la tretinoina giovedì, il giorno dopo ho messo il contorno occhi, a differenza di lunedì non ha bruciato. E questa è l'ultima settimana del secondo mese. Da lunedì prossimo dovrò iniziare a metterla 3 volte a settimana. Poi penso che se riesco farò anche aprile, e poi chiaramente dovrò sentire il mio amico dermatologo per farmi dire se, visto che io non ho nessuna intenzione di mettere la faccia al sole, posso metterla anche d'estate oppure no. E valutavo comunque d'estate di metterla solo una volta a settimana per stare tranquilla. Ho preso una crema con protezione solare UVA, UVB da AliExpress. Adesso vedremo poi d'estate come reagisce. Ho provato a metterne un po' sulla mano, devo dire che è molto fluida, non unge, si assorbe subito, mi sembra proprio una bella crema. Vedremo. E niente, stasera rimetteremo la nostra tretinoina e andiamo avanti. Io continuo ad essere contenta, i miglioramenti li ho visti, la mia pelle è più liscia, sono diminuite le screpolature. Adesso vediamo col prossimo mese, che devo iniziare a metterla 3 volte a settimana. Ho qualche bubone, ma è perché sono nel periodo di piogge acide di noi femminucce, quindi è così. E niente, adesso me ne rientro a casa a fare 2-3 lavoretti e questo era quanto. Altre cose particolari che mi sono successe questa settimana? No. Poi vabbè, come ripeto sempre, io sono fortunata, non ho una grossa skin care da fare, perché non truccandomi devo solo occuparmi di una buona detersione. Chiaro che metto tutte le cremine del caso, non esco mai senza protezione. A parte questi giorni che tanto è nuvolo, nevica, c'è la nebbia, fa freddo, non si vede il sole neanche a cercarlo con lanternino, e quindi ho evitato di metterlo. Se no, come vedo il sole, crema solare, e non ci pensiamo proprio neanche 2 volte a non metterla. E niente, questo era tutto. Ciao a tutti!